Si è svolta ieri a Roma l'inaugurazione della Bottega dei Piccoli con grande partecipazione di mamme e bambini, all'insegna dell'allegria e della condivisione. La Bottega dei Piccoli si fonda sul concetto di scambio e baratto e nasce da un'iniziativa della Terra dei Piccoli Onlus, che dal 2008 si occupa di solidarietà verso i minori in difficoltà. Lo scambio è possibile esclusivamente tra associati alla Onlus muniti di tessera, mentre i principali beneficiari dei beni sono i bambini che vivono in casa famiglia e i bambini di famiglie indigenti che la Onlus Terra dei Piccoli segue. Terra dei Piccoli garantisce lo scambio o il regalo a bambini in stato di bisogno. Gli stati di indigenza o di abbandono sono verificati e certificati da servizi sociali pubblici. Abbiamo intervistato Francesca Accettella, project manager della Terra dei Piccoli Onlus, e Daniela De Caris, volontaria della Bottega dei Piccoli. La Bottega dei Piccoli nasce all'interno della Terra dei Piccoli, che è la Onlus, che da sempre si è occupata di bambini con disagio, in particolare con disagio socioculturale. Abbiamo iniziato all'interno delle realtà strutturate come case famiglie, come carceri minorili, come realtà di rifugiati, anche facendo delle donazioni che venivano fatte da vari privati. Queste donazioni, abbiamo aperto anche una piccola casa famiglia, queste donazioni aumentavano, avevamo bisogno di far capire che i beni per bambini non si sprecano, si devono riutilizzare, si devono far circolare, e quindi l'idea di aprire una bottega del baratto e del riuso etico per bambini. Principalmente. Principalmente si trovano vestitini, scarpe, giocattoli, libri, tutto dedicato principalmente alla primissima infanzia, e quindi anche carrozzine, biberon, pannolini, e poi andando avanti con l'età anche biciclette, vestiti per i più grandi, libri scolastici, c'è stato anche qualche computer, quindi tutto ciò che riguarda proprio le tappe della crescita. Noi per ora ci fermiamo intorno ai 13-14 anni. L'idea è quella di aprire insieme anche a un'altra comunità la parte adolescenziale. La tessera associativa annuale di 15 euro, su cui già ci sono 10 punti da utilizzare in negozio. Dopodiché tutto quello, diciamo, che non viene più utilizzato a casa o che il bambino, con cui il bambino non gioca più, lo possono portare qui. Viene valutato con un punteggio, sia con dei good money, che sono dei soldi virtuali, e con questi soldi virtuali si può prendere altro. Quindi diciamo che noi non utilizziamo quasi per nulla soldi, ma è un vero e proprio scambio. Il bambino stesso può venire in negozio e scegliere cosa lasciare e cosa prendere. Quindi questo dà, diciamo, un valore agli oggetti che abbiamo a casa e che non si usano più.